Mi trovo nel pieno Borgo Umbertino in via Nitti, a pochi metri, quasi ad angolo con via di Palma. Guardate un po', da mesi e mesi, anzi da qualche anno mi dicono, ci sono dei tondini di ferro che sono qui infissi nell'asfalto, e guardate i pericoli che vi sono. Qui abbiamo macchine che parcheggiano, abbiamo persone che passano. Qui ora è l'immagine di questi ferri sporgenti, diciamolo in termini così volgari. L'immagine non rende la gravità del fatto, ma voglio farvi vedere delle immagini che ho fatto fare appunto quando la macchina ancora non aveva parcheggiato. È davvero un pericolo pubblico, perché qui ci possono essere danni per le automobili, ma soprattutto danni per i cittadini, per le persone che passano, che possono davvero inciampare, farsi male. Stiamo parlando di tondini di ferro, guardate qui, sono proprio infissi nel manto stradale. E qualcuno giustamente ha scritto su questa rete di plastica: inadempienza intollerabile. Questo significa che l'amministrazione comunale, nonostante le tante sollecitazioni che ha ricevuto, perché non è una cosa sconosciuta, l'amministrazione comunale è stata notiziata su questa problematica, ma menefreghismo assoluto. Allora cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare che la macchina parcheggi, riporti un danno e chieda i danni, chiede il risarcimento, perché giustamente qui stiamo parlando di strisce blu, parcheggio a pagamento, e allora tu mi devi dare una possibilità di parcheggiare in un luogo che non mi comporti danni. Ma ancor peggio se va ad inciampare una persona, va a sbattere una persona contro un pezzo di ferro che è anche arrugginito. Non ne parliamo poi, peggio ancora, se va a inciampare e farsi male un anziano o addirittura un bambino. Ma al di là di questo c'è proprio la menefreghismo da parte dell'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, situazione che è stratificata, che sta qui. Ormai questi tondini di ferro, e hanno un'altezza quasi di un metro, si sono, come dire, assemblati in quello che è quasi l'arredo urbano. Una città non amministrata male, ma una città non amministrata proprio, una città abbandonata. Vedete, la ditta evidentemente fece i lavori ed è stato lasciato tutto così. Poi quello che succede, succede. Ma possiamo andare avanti con una giunta, con un'amministrazione dal punto di vista politico-amministrativo assolutamente incapace, assolutamente inefficiente? Cosa ci deve succedere più? Una disgrazia? Pieno centro, via Nitti, a due passi da via di Palma. Vergognatevi! Solo la parola vergogna esprime la rabbia del cittadino.